Draghi, cioè le questioni politiche le affrontano i partiti. Però quando l'ho sentito ho detto, ma la questione del Green Pass, la questione dell'obbligo del vaccino è una questione politica. E allora in realtà Draghi che cosa ha detto in questa conferenza stampa, secondo lei? Quasi a dire, vabbè, voi continuate pure a fare i vostri distinguo, perché poi sulle decisioni importanti il governo è uno. So se voi ricordate quelle scene dei film degli anni 70, più o meno comici, quelli degli finti pugni e dei finti schiaffoni, quando a un certo punto uno prende... Quelli con Bud Spencer e Terence Hill. Esatto, uno schiaffone, poi un altro schiaffone, poi un altro schiaffone, era tutto da ridere, ben inteso. A me quello che ha detto Draghi ha ricordato quelle scene di film. C'era qualcuno che dava gli schiaffoni e qualcun altro che li prendeva. Io esprimo la mia personale solidarietà all'onorevole Molinari, che ho sentito altre volte, mi sembra una persona ragionevole. Non è facilissimo trovarsi a difendere una posizione che io assimilerei a quella di chi sta giocando una partita di calcio in una squadra e a un certo punto, siccome non gli è piaciuta l'azione che ha fatto qualcuno dei suoi, tira nella sua porta. Ecco, non funziona esattamente così in politica, ma io sono sicuro che l'onorevole Molinari lo sa e si trova a difendere una posizione che mai sosterrebbe se non fosse costretto dal ruolo in cui si trova. Mirta Merlino, poi torniamo ovviamente dalla giusta replica di Molinari.